Sono Marga Maria Venturi del Movimento Agende Rosse Rita Atria di Reggio Emilia e Provincia. Il nostro gruppo ha iniziato la sua vita nell'agosto del 2014, in seguito a una conferenza qui in zona di Salvatore Borsellino. Mi sono sentita e via via ci siamo sentiti coinvolti in questo impegno per la legalità e per le agende rosse. La strage di Via D'Amelio e la morte di Paolo Borsellino, di Emanuela Loi, di Eddie, di Claudio, di Vincenzo e di Agostino. Oltre ad averci colpito per la crudeltà di questa azione, ci ha fatto pensare alla coerenza di Paolo Borsellino, quindi a ciò che noi possiamo mettere in atto, che io posso mettere in atto, un po' di quella coerenza che Paolo Borsellino a cui ha ampiamente aderito nella sua vita. Ecco, noi ora siamo in 12 persone. In questi anni abbiamo teso a coltivare molti rapporti interni del gruppo per coesione, per buoni rapporti interni. E poi il secondo nostro obiettivo è stato il processo Emilia. Il processo Emilia è iniziato nel 2016 e si è concluso nel 2018 e noi abbiamo cercato di portare questo processo in tutti i comuni, in molti comuni, perché non in tutti, in molti comuni del Reggiano. Il nostro impegno sul processo Emilia è ancora in azione. L'altro grande obiettivo che ci siamo posti quando siamo entrati nella commissione legalità del comune di Brescello, commissione mista per la legalità. Allora, ricordiamo che il comune di Brescello è un comune sciolto per mafia dal 2016 al 2018. Noi entriamo in questa commissione, ci viene chiesto di entrare in questa commissione l'anno scorso, nel 2019. E cosa ci proponiamo in questa commissione? Una cosa basilare. Che era rispetto alla nuova amministrazione del dopo commissariamento per mafia, ci proponiamo ancora, ora, ma fin dall'inizio, di prendere in analisi il decreto di scioglimento, perché per noi è la base del cambiamento di direzione di un'amministrazione di un paese. Ecco, logicamente per fare questo lavoro stiamo incontrando diverse difficoltà che speriamo nel tempo possano essere superabili, sia dalle associazioni che sono dentro con noi in questa commissione, sia dalla stessa amministrazione. Ecco, insieme a questo obiettivo per noi basilare, vogliamo anche che l'amministrazione, di fronte a fatti recentemente successi, prenda una posizione netta risulti chiaramente e pubblicamente che questa amministrazione è di discontinuità col passato. Questi due aspetti della discontinuità del passato e
il decreto di scioglimento sono per noi degli obiettivi fondamentali. Noi proseguiamo il nostro lavoro. Grazie.